Buona serata e benvenuti sul mio canale. Visto che oggi devo montare qui nel mio capannone sulle scale un sensore di movimento, ho deciso di fare un piccolo tutorial. So che di questi tutorial ce ne sono su YouTube tantissimi, ma visto che già lo dovevo montare, ho deciso di farne uno mio. Procederemo come sempre. Prima faremo un disegnino, uno schizzetto, così è più facile capirlo, e poi dopo vi farò vedere come si collega e lo testeremo. Questo è il sensore con i tre cavi, marrone, blu e rosso. Questa è la presa e questa è la lampadina. Praticamente funziona così. Il cavo rosso andrà direttamente alla lampadina. Quello marrone lo attaccheremo dalla presa all'altro cavo marrone che va al sensore. Il cavo blu, che sarebbe il neutro, partirà dalla presa, entrerà nel pin insieme all'altro cavo blu che è agganciato al sensore e poi creiamo un collegamento che andrà direttamente alla lampadina. Praticamente questo è quello che dobbiamo fare, adesso lo faremo fisicamente. Questo, come vedete, è la presa, marrone, blu e rosso. Prenderemo il cavo blu che va alla presa e il cavo blu che va alla lampadina. Vedete, li ho attorcigliati su così. Li inseriamo nel contatto e tiriamo la vite. Vedete, il blu deve andare col blu. Il marrone, che è sempre quello che va alla presa, come vedete, andrà inserito con l'altro marrone. Invece il marrone che arriverà dalla lampada, in questo caso vedete questa è la lampada, andrà collegato nell'ultimo posto disponibile che è quello rosso. Ora siamo pronti per testare e vedere se funziona il tutto. Grazie per avermi seguito, spero di essere stato utile per qualcuno e se vorrete iscrivervi al mio canale, avremo altre novità 2 volte alla settimana. Grazie mille, buona serata.